Il pareggio di Empoli ha fermato l'emorragia. Il Pescara è tornato a fare punti dopo 4 sconfitte e Roberto Breda ha per ora allontanato lo spettro dell'esonero. La classifica resta però pessima e domani all'Adriatico contro il Venezia il Delfino dovrà ripartire dall'atteggiamento messo al Castellani e poi ci vorrà qualcosa in più per battere i Lagunari che stanno giocando un ottimo campionato e sono in striscia di 4 risultati utili consecutivi. Non c'è verso di pensare che ora il calendario è duro, servono punti a prescindere dall'avversario. Sollecitato a tal proposito, Breda, che ha lasciato il 4-3-2-1 ed è tornato al 3-5-2, analizza la questione modulo, la sterilità degli attaccanti e il numero 0 alla statistica gol dalla panchina per il Pescara. Sul discorso del modulo, qua potrà anche essere che in futuro o gara in corso, in certi momenti della stagione, poi anche magari tornare a riutilizzarlo, quindi non è che una cosa va abbandonata definitivamente. Credo che non con i risultati, ma in certi momenti della gara ha dato anche qualche buon segnale. È logico che va migliorato e bisogna lavorarci. E in questo momento il tempo per lavorarci non è che ce ne sia tantissimo. Sul discorso dei gol, ci mancano gol da tante parti, da parte degli attaccanti e da parte certamente anche di chi entra, perché è logico che tante volte la differenza fa anche chi entra. Come impegno, come spirito di mettersi a disposizione, non posso fare nessuna tipo di... cioè posso solo fare i complimenti ai ragazzi perché vedo che entrano sempre bene, però anche l'idea di essere determinati anche in poco tempo secondo me dovrebbero iniziare a viverla, perché anche giocare un quarto d'ora, 20 minuti tante volte può essere sufficiente per essere determinante per fine risultato. Sia soprattutto Setter, ma anche Galano non sono riusciti a dare una certa continuità, perché Galano è vero che è secco da dicembre, però è anche vero che non gioca da 3-4 partite e Setter è ugualmente ha qualche problema. Però è logico che una squadra vive anche soprattutto dei gol degli attaccanti, in qualche maniera anche attraverso Odgar, attraverso altri ragazzi, dobbiamo trovare una certa vena realizzativa con più costanza. Fuori Busellato per squalifica e con Giannetti e Maestro alle prese con infortuni, Breda recupera Sorensen che può strappare a Gut una maglia da titolare nella difesa, che per il resto dovrebbe vedere le conferme di Balzano a destra, Bocchetti e Scognamiglio, mentre Nzita contende una maglia a Masciangelo. In mezzo con Rigoni non al top per un dolore alla caviglia, sarà il rientrante De Sena a prendere il posto di Busellato. Centrocampo completato da Valdifiori e Tabanelli, mentre si ripartirà da Macin e Setter in attacco. Nel Venezia out il portiere Lezzerini. Stagione finita. Vacca, Bjarkason, Carlson e Milimaki. Ballottaggio in difesa tra Felicioli e Molinaro. In avanti occhio a Forte, co-capocannoniere con 12 reti, sostenuto da Aramo e Di Mariano. Venezia è una buona squadra, perché al di là dell'ultimo risultato vede da una serie positiva e da prestazioni positive, cambiando qualcosina, perché usa sempre la difesa 4 con dei terzini di spinta, e alternando i 6 da centrocampo in avanti, perché ha fatto 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-3, e anche nel corso della partita ha queste continue variazioni di posizione. Però appunto ha anche dei punti deboli che l'abbiamo visto con l'Empoli, perché anche l'Empoli è una squadra che non è che hanno tirato in tanti in porta, noi delle situazioni interessanti le abbiamo create, quindi dobbiamo essere bravi a interpretare quella partita, la partita sulla falsa riga di quella di Empoli, con grandissimo equilibrio, poi dopo cercando di migliorare certamente anche l'aspetto di sviluppo. Tra Pescara e Venezia bilancio in perfetta parità, 10 vittorie ciascuno e 10 pareggi. All'Adriatico però sono giunte 8 di quelle vittorie, a fronte di 4 pareggi, l'ultimo lo scorso campionato 2-2, e 3 sconfitte, l'ultima nell'aprile 2001, 2-3. Ultimo successo del Delfino, l'1-0 del dicembre 2018 con firma di Brugman, arbitro il Luzzi di Molfetta, che ha diretto il debutto vincente di Breda lo scorso dicembre.